Pelle d'oca, ragazzi, grande Atalanta, una vittoria che deve dare forza a tutta la Lombardia, regione in ginocchio, una vittoria che deve dare forza a tutta l'Italia, ragazzi. Se c'è ancora qualcuno che oggi non ha tifato Atalanta, se c'è qualcuno che non tifa adesso le italiane in Europa, io non lo posso capire. In un momento così, ragazzi, forza Italia, forza Atalanta, veramente mi sono emozionato, ragazzi. Mi sono veramente emozionato. 8 gol abbiamo fatto ai spagnoli, al Valencia che lottano ancora per la qualificazione Champions League anche in Spagna, perciò cioè, non è una squadra scarsa, 8 gol in due partite. Ilicic che scrive la storia, già con i 3 gol ha scritto la storia nel secondo tempo, primo giocatore di questa età a segnare 3 gol nel secondo tempo, tanta roba ragazzi, poi dopo addirittura il quarto gol. Veramente emozionato, ragazzi, sono veramente emozionato. Io credo nella forza del calcio di poter trasmettere qualcosa, di poter dare qualcosa al popolo anche nei momenti così difficili, purtroppo senza tifosi, però bellissimo gesto, ragazzi, della Curva Nord del Bergamo che hanno donato 40, mi pare 50 mila euro, hanno scelto di donare i rimborsi dei biglietti. In generale l'Atalanta sta vivendo una favola, ragazzi, veramente una favola. E questo è un momento così delicato, così difficile per tutta l'Italia. È qualcosa di bello, ragazzi. È veramente qualcosa di bello. Perciò io continuerò a tifare l'Atalanta in Champions League. Invito tutti gli italiani, tutti i mezzi italiani, tutti i quarti italiani come me a farlo, ragazzi. In generale 3 volte segnato 7 gol in questa stagione l'Atalanta, ultime 11 partite, 5 volte 4 gol o di più, 70 gol in Italia, 20 più della Juventus, 21 gol più dell'Inter, 87 gol segnati in tutte le competizioni, sono delle macchine, ragazzi. In fase offensiva sono veramente delle macchine, è veramente qualcosa di molto impressionante. Ci sono tantissimi giocatori in questo progetto di Gasperini che sono impressionanti, per esempio a me da anche tedesco mi piace molto Gosens, Robin Gosens, che secondo me dovrebbe assolutamente giocare anche nella nazionale tedesca. Oggi però dedichiamo adesso qualche minuto a Ilicic, cioè, ragazzi, ripeto, ci sono tantissimi giocatori che hanno fatto, che stanno facendo qualcosa di meraviglioso che probabilmente in altre squadre non lo farebbero, ragazzi, perché stanno in questo flow. L'Atalanta sta in un flow dove tutti giocano per tutti e tutto sta funzionando. Non so, altri giocatori, forse in altre squadre, altre circostanze, non farebbero quello che stanno facendo con l'Atalanta. L'esempio proprio simbolico è Ilicic, ragazzi. Ilicic che si è trasformato adesso dal genio incostante. Perché lui è stato questo, ragazzi, ve lo ricordate quando veniva dalla Fiorentina? Tutti dicevano ormai è un giocatore finito, uno che per tutta la vita sì, rimanerà uno che ha un talento, che ha un potenziale, ma non c'ha costanza, non c'ha costanza. E l'Atalanta è questa meravigliosa storia, Gasperini, tutti quanti sono riusciti a trasformarlo dal genio incostante nel genio costante, ragazzi. Uno che poteggia bene la palla, fisicamente anche forte. Già adesso mi pare la stagione migliore dal punto di vista realizzativo. Grande visione di gioco, giocatore intelligente. 3 anni di seguito che adesso lui va in doppia cifra. Ripeto, Gasperini, l'Atalanta hanno dato costanza a questo ragazzo dove io vedevo sempre qualcosa. Ho sempre detto, tutti lo dicevano, si vedeva, si notava che aveva qualcosa in più, questo primo tocco. Per esempio, mi piaceva sempre molto nelle smarcature, questo primo movimento intelligente, eccetera, però spesso non aveva questa grinta, non aveva questa cattiveria di andare proprio fino all'ultimo. Non è stato abbastanza determinante. Invece adesso lui ha trovato tutte queste caratteristiche e quando adesso entra lì dal centrodestra con il suo piede sinistro, il piede mancino, è anche diventato veramente devastante, ragazzi. Oggi 4 gol con 32 anni, è arrivato al suo punto più forte della sua carriera, ragazzi. Un'altra storia meravigliosa di questa Atalanta. Ci sono veramente tantissime storie meravigliose, ragazzi.
Lasciate un like a questo video, ragazzi. In questo momento ho visto che tanti YouTuber stanno facendo diverse strategie. Alcuni dicono ci vuole silenzio, chiudiamo il canale, adesso per un po' di tempo non parliamo. Secondo me è sbagliato, ragazzi, perché dobbiamo stare uniti. In un momento di merda, un momento buio, dobbiamo stare uniti. Io proverò. Adesso, ieri così non sono riuscito, ma adesso nei prossimi giorni proverò proprio ad essere più attivo possibile, perché restiamo tutti a casa, lottiamo contro sto cazzo di virus che sta facendo male alla mia amata Italia, non solo, adesso piano piano arriva anche in Germania e tutti gli altri paesi, però io lo odio veramente tantissimo, perciò lottiamo contro sto cazzo di virus e come lo possiamo fare essendo uniti. E come lo possiamo fare se rimaniamo belli a casa, rimaniamo a casa, ma via i social, ragazzi, dai, uniti. Io vi sto vicino, io non vi lascio. Io non vi lascio, non farò nessuna pausa qui su YouTube, invece farò più video possibile. Come ho già detto, iniziamo anche con la carriera, allenatore, prendiamo una squadra della Bundesliga, facciamo qualcosa di divertente. Stiamo insieme, ragazzi, stiamo vicini in questo momento. Scrivetemi su Instagram, mi piace interagire con voi. Dai, tutti uniti, tutti insieme. Forza Atalanta, forza tutte le italiane in Champions League. Vi mando un grande abbraccio, vi voglio un mondo di bene, ragazzi. Viva il calcio, sempre e comunque.